la raccolta dell'olio quest'anno in Toscana è all'insegna della qualità. La Camera di Commercio di Firenze, attraverso la sua azienda speciale Metropoli, con Regione Toscana e Università di Firenze, hanno messo a punto un progetto per ottenere risultati di eccellenza nel prodotto olio. L'impianto che voi vedete alle mie spalle è stato realizzato grazie ad un progetto sulla misura 124 del Gas Start. L'importanza di questo impianto è legata a due, diciamo, aspetti. Uno, quello di diminuire le difettosità del prodotto olio extravergine di oliva nel nostro territorio, e l'altro quello di garantire un prodotto finale con un'elevata qualità legata soprattutto alle sue caratteristiche nutrizionali, cioè al contenuto di sostanze fenoliche principalmente, che sono appunto sostanze che fanno parte della parte insaponificabile degli oli extravergini di oliva e che sono legate, diciamo, alla conservabilità del prodotto, cioè conferiscono all'olio una maggiore conservabilità nel tempo e inoltre ha importanti proprietà salutistiche per l'uomo. La novità grossa legata a questa tipologia di impianti è proprio la protezione dall'ossigeno nella fase, diciamo, determinante per la qualità dell'olio, che è la fase di gramolatura. Il progetto verte a verificare un po' le problematiche che ci sono per gli oli per quanto riguarda la parte di filtrazione. L'idea è quella quindi di cercare come minimo di allungare la vita a questi prodotti e abbiamo pensato di riuscire a farlo con questi filtri che sono abbastanza nuovi per quanto riguarda il settore oleareo e che sono filtri in acciaio inox. Credo che il produttore abbia il dovere nei confronti del consumatore di aderire a delle campagne che servono per qualificare il prodotto. Il prodotto che noi vendiamo, che noi produciamo, ha significato soprattutto se riusciamo a distinguerci dalla grande massa di oli che troviamo in commercio e a far capire che la ricerca della qualità è un qualcosa che serve non solo per il produttore ma soprattutto per il consumatore. Sono 2 anni che è in funzione questa sperimentazione e francamente rimaniamo molto incoraggiati dai risultati. Avere dei partner come la Camera di Commercio, nonché da quest'anno anche l'Università, è uno stimolo che chi ha la voglia di crescere è una cosa che fa solo che bene.